Parizzo contro l'Albino Leffe per rifarsi della sconfitta con la Juve Under 23, chiudere un momento abbastanza delicato. Di Donato cambia modulo, inserito con il rientrante Volpicelli, Bellucci, centrocampo a 3, in avanti gioca Gori con il supporto di Belloni da una parte, Colando dall'altra, Cutolo parte dalla panchina. In difesa confermato Mosti contro l'Albino Leffe dell'ex Sasha Cori, 3 gol realizzati nella sua esperienza in Amaranto. L'Albino Leffe che gioca la gara ad Arezzo, c'è il colpo di testa da parte di Gavazzi sull'angolo di Genevieve, palla sul fondo, molto possesso palla della BNF nel primo tempo, altra traversone per Cori, la palla che va sul fondo. Si fa vedere poi l'Arezzo con Luciani, palla dentro, Gori va a schiacciare, la parata di Savini, poi Gori, salvataggio su di lui di Canestrelli. Gori si lamenta anche di un fallo che l'arbitro non vede. Attenzione a Benucci. Lato corto dell'area, Benucci rientra bene, parte il cross, Gori non ci arriva. Opportunità, poi Mosti al 32esimo, pallone dal lunghissimo traversone, Gori schiaccia, mira l'angolino! Ed è davvero strepitoso l'intervento di Savini che toglie il pallone dall'incrocio dei pali. Poi qui blitz di Cori che manda in avanti Sibilli, in area di rigore, Sibilli, cross in mezzo! La palla alta di Giorgione, ha già segnato 2 gol in campionato. Siamo nella ripresa con questo costo costa di Sibilli. Sibilli, nessuno riesce a contenerlo. Poi la conclusione schiacciata, la parata di Pissardo. Insiste per l'Albino Leffe Gusu. La palla arriva a Genevieve. Quindi Sibilli. Sibilli col destro, pennella. Cori si sgancia dalla marcatura e mette in rete. Si è fermato improvvisamente Nolan. Vedete? Nolan che guarda il pallone, non guarda dove Cori. L'ha perso anche Mosti e Cori segna dunque il gol dell'ex Albino Leffe in vantaggio. Ecco la sua esultanza per Cori. L'Arezzo che a questo punto cerca con Caso, inserito dalla panchina, di arrivare al pari dal fondo. Caso, la stelzata, mette in mezzo, palla che attraversa tutta l'area. Nell'Arezzo entreranno Cutolo e poi entreranno anche tutti i giocatori offensivi. Cutolo! Non è difficile per il portiere Savini, c'è anche che dire, lo intravedete, Rolando va a fare addirittura il mediano, Luciani parte il cross con il portiere Savini, sfugge il pallone, qui fortunata l'Albino Leffe, regalato calcio d'angolo, ma poteva andare peggio. Al 90esimo è entrato anche Coco, eccolo servito nell'Albino Leffe, Coco, conclusione, sopra la traversa di poco, Coco che segnò un gol all'Arezzo quando giocava nell'Olbia, proprio al Comunale. Arezzo all'arrembaggio, deviazione di Nolan, rovesciata di Gori tra le braccia del portiere Savini. 5 di recupero, l'Arezzo però non è lucido, confusionario, con un modulo ormai saltato, con 6 giocatori offensivi, vince l'Albino Leffe 1-0, così come era accaduto quasi 5 anni fa nell'ultimo confronto. A fine partita il colloquio tra la curva e la squadra. Dico solo una cosa, come ho detto prima di là, e so che i tifosi volevano parlarmi, ero talmente arrabbiato che sono andato direttamente dentro perché non rispondevo di me stesso. Se loro vogliono, io domani sono a loro disposizione, ci alleniamo, quindi il confronto è sempre costruttivo, quindi non c'è nessun tipo di problema di incontrarli, anche perché hanno incontrato i ragazzi, hanno parlato bene, ho saputo, e quindi e poi gli faccio i complimenti perché ci sono stati vicini, nonostante questo momento nostro di difficoltà, sono stati vicini alla squadra per tutti i 90 minuti, ha cantato e hanno incitato i ragazzi. Peccato che non siamo riusciti a ricambiare il loro affetto. Finché intorno a me non ci sono problemi, l'importante è che i ragazzi in questo momento che sono in difficoltà vengano sostenuti. Perché sono ragazzi giovani che hanno bisogno dell'aiuto di tutti e quindi è importante oggi lavorare e essere uniti tutti insieme, perché tutti insieme solo con il lavoro ed essere uniti ne usciremo fuori. Per quanto riguarda la partita oggi, doveva essere una partita della ripartenza, purtroppo ancora oggi siamo qui a commentare la seconda sconfitta. C'è poco da dire, dobbiamo cercare di lavorare in questo momento, dobbiamo cercare solo di lavorare, di recuperare energie e guardare avanti. Beh, cercavo di ribaltare sicuramente la partita, l'Albino Leffe si era chiusa tutto dietro, ho visto che in avanti c'era solo una punta, loro ho preferito togliere un difensore e inserire una punta in più. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare la partita ed è un periodo che ci gira tutto un po' così, è inutile girarci intorno. Abbiamo subito anche oggi un paio di tiri, di cui abbiamo preso un gol su l'unico colpo di testa, l'unico tiro del secondo tempo, e noi non siamo bravi in questo
questo momento a far gol, però arriveranno, il momento positivo deve arrivare. Primo tempo la squadra tutto sommato è stata ordinata, nel secondo tempo ha perso un po' di certezze, no? È sembrato gran confusione. Ma non è una confusione, nel secondo tempo quando subisci il gol cerchi in tutti i modi, gli schemi vanno un po' fuori logica, cerchi di recuperare, ho inserito tutte e quattro le punte, le cinque punte, ho fatto giocare Rolando anche in mezzo al campo, quindi per dire gli schemi vanno un po' via e si cerca di recuperare la partita, purtroppo in questo momento non siamo bravi a buttarla dentro, a prescindere dalla mole di gioco, delle situazioni. Come ho detto, dobbiamo adesso cercare di recuperare il più possibile le nostre forze, guardare positivo sempre e con l'aiuto di tutti cercare di uscire da questa situazione che si è fatta un po' difficile, diciamo.